all'interno del cristiano, che la conoscenza che io debba avere deve essere determinata e capace di mettere in evidenza la differenza specifica, cioè cogliere ciò che distingue, e ciò che distingue è ciò che rompe l'unità del concetto, nel senso tradizionale che è il concetto di uomo, quel recipiente in cui tu butti tutti quanti gli uomini e scarti le differenze e resta solo l'elemento comune. Vabbè. Contro questo l'appello all'esperienza molto forte significa appello a una conoscenza determinata e che coglie il ruolo della differenza. Chiaro? Se per empirismo intendiamo questo, sia in Hegel che in Marx, distanza empiristica è centrale. Se per empirismo intendiamo la rinuncia ad analizzare il dato empirico per quello che ha dietro e che lo giustifica nel suo modo di presentarsi, allora loro sono anche empiristi. Mi spiego? Ma per esempio nell'epoca di Hegel ce ne stanno moltissimi e di solito sono pensatori religiosi, perché la fede, l'intuizione, no? L'atto immediato di identificazione con la parola della divinità, il fatto che Dio parla immediatamente dentro di me, o il fatto che io intuitivamente colgo il vero. Tutto questo sono procedure in cui la ragione è saltata, cioè la ragione essendo il processo di mediazione, cioè di elaborazione di tutti i passaggi, che devono però arrivare a mettermi in evidenza la differenza specifica, per cui per esempio questa religione io la conosco se riesco a distinguerla da quell'altra. D'accordo? E Marx lo ha già detto nel testo, bisogna articolare gli elementi comuni della produzione e la differenza specifica. Allora, se conoscenza empirica significa ricerca di una conoscenza che punta alla differenza specifica, allora Hegel e Marx sono empiristi. Se empirismo significa sottrarre il dato empirico immediato dalla critica, allora sono anche empiristi. Questo tema è per esempio centrale nei nuovi essai di Leibniz, quando lui critica il saggio di Locke. No? Locke scrive il saggio sull'intelletto, Leibniz scrive il nuovo essai francese, che è tutta una critica puntuale dello scritto di Locke, preso come campione della prospettiva empiristica nel senso del dato percettivo non messo in discussione. Poi, da quel nome uomo che era, siccome mentre lui stava scrivendo Locke muore, allora Leibniz non pubblica questo, non faccia la critica, non la gente è morta, non mi può rispondere. Come per Berlusconi, insomma, uno di questi qua. Sì, ma no, beh, diciamo solo che ma parte non c'entra niente. Sì che c'entra, sì che c'entra. Ci siamo finora? No, io ti ho risposto, intanto per dirti che non devi parlare in senso rigido, Marx non è empirista, non è empirista in un senso e in un altro senso sì. Secondo, c'è un punto su cui Marx insiste, non solamente Marx, e che appartiene alla pratica scientifica comune, e cioè, se io voglio affrontare il problema che ne so, della tubercolosi ossea, io giustamente devo percorrere tutta la storia dei modi in cui questo problema è stato posto, delle difficoltà che sono state incontrate, delle esperienze di laboratorio, dei risultati clinici, eccetera, e mano a mano attraverso l'individuazione delle difficoltà che sono nate da certe impostazioni del problema, mano a mano svolgere un'impostazione nuova. Chiaro? Quindi sulla base delle difficoltà incontrate dalle teorie precedenti,
formulare un'altra teoria che mi permetta di impostare i moniti problemi. Per venire alla questione nostra, l'economia politica parte da una contraddizione che non riesce a risolvere. Le merci si scambiano al loro valore. Vendendo la merce prodotta si realizza un prodotto. Non è possibile. Vengono fuori, vediamo un mistero. L'economia politica è costruita in maniera tale per cui questa contraddizione non riesce a risolvere. Allora è necessario pensare una nuova teoria che riformuli il discorso dell'economia politica e che riesca a superare questa contraddizione, altre contraddizioni che l'economia politica non riesce a superare. Mi spiego? No, questo che vuol dire? Vuol dire che vedi che allora, appunto, per formulare la nuova teoria tu hai bisogno dello studio della storia del problema, dell'individuazione del rapporto tra interrogativi che non hanno ricevuto risposta e impostazione delle teorie che hanno cercato di rispondere. Elaborare una critica teorica che ti consenta di formulare una nuova teoria e sulla base di questo ricavare le conseguenze di questa teoria e mostrare, se è vero, che questa nuova teoria supera le difficoltà, le contraddizioni della precedente. Quando anche in filosofia si sente parlare di empirismo, l'empirismo di Locke, in inglese, comunque diciamo questa differenza tra questi due tipi di empirismo, quello critico e quello, e in quello critico mettiamo anche, anche il discorso del concreto di Hegel, che è il modo per arrivarci. A me sembra che tra i due sistemi ci sia semplicemente un salto evolutivo di sviluppo, cioè non può essere, diciamo, non sono due filosofie alternative o due opzioni. Mi sembra che una è chiaramente un modo serio e l'altro un modo ancora arretrato. Tu hai ragione, nel senso che corrispondono queste due posizioni a due fasi che si succedono l'una all'altra, cioè c'è un'evoluzione nella posizione della coscienza di questi punti bassi e in questo senso l'opposizione viene superata dal processo storico. Pensa anche allo sviluppo pure del psichico del bambino, e questo tra l'altro ti permette di capire anche meglio la fenomenologia è questa, cioè seguire quel processo per cui sulla base dell'esperienza, ma anche dell'evoluzione psicologica, la coscienza, la cultura dell'uomo si sviluppa, supera queste contraddizioni, elabora una posizione contro i problemi. Chiaramente però è vero che le fasi precedenti non restano solo fasi di precedenti, si ripresentano, no? Allora succede anche che quelle che sono due fasi, una iniziale e una successiva, in un certo momento possono trovarsi a combattere un contro l'altro, no? Per questo dicevo, hai ragione e torto. Ma se avessero armi pari per vincere per forza una delle due. Ma il dibattito culturale non è un solo cultura. Ed è ovvio che capisci che se fosse solamente culturale, la Chiesa di Roma sarebbe alcuni millenni potrebbe crollare. No, purtroppo no, non è così. No, dicevo che una successione non solo tempo, cioè una differenza, cioè non toglie che a livello appunto di qualità, comunque di evoluzione, almeno quella che c'è per qualità. Vabbè, si può anche riproporre, quindi non è detto che l'altra sia migliore, però. No, l'altra è migliore, però si riducono con me. Non è superata, mai superata, dici. Insomma, tu capisci perfettamente, quando io sono entrato, tu mi hai detto, sono atterrita dalla settimana passata con la televisione per i martiri di Giulio. Cioè, ma questo è un ritorno alla barbarie, però di tipo fascista. No? Qui sembra che la resistenza antifascista, non c'è stato nulla.